L'ultima arrivata nella gamma della nuova generazione di Porsche Macan è la versione più potente ora presente a listino, denominata Turbo S. Il propulsore V6 biturbo si aggiorna rispetto alla precedente generazione. La cilindrata scende da 3,6 a 2,9 litri, nonostante l'incremento di 40 cavalli, che portano la Macan Turbo all'interessante quota di 440 cavalli. Con il pacchetto Sport Crono scatta da 0 a 100 orari in 4 secondi e 3. La trazione rimane distribuita su tutte e quattro le ruote, con l'inserimento però di una trasmissione che è in grado, secondo necessità, di inviare il 100% della potenza disponibile al retrotreno, rendendola così a tutti gli effetti una trazione posteriore. Le sospensioni pneumatiche regolabili in altezza e rigidità, così da cambiare il comportamento del SUV a seconda delle necessità, accoppiate al telaio ad alta resistenza torsionale, la rendono precisa anche nella guida in pista. A livello estetico, le differenze rispetto al modello di serie si possono notare nel pacchetto aerodinamico, che include splitter anteriore, estrattore posteriore ed uno spoiler sul tetto con design a doppia ala.